Io mi chiamo Igini Carlo, sono di Lodrone, 75, 76, sono nel, compio 76. La mia attività sono andato da ragazzo in miniera e ho fatto tutto il lavoro con la ditta Maffei. Ho lavorato 20 anni in miniera, poi è stata chiusa nel 64 perché risultava pericolosa, perché astravano la barite. Di bario, insomma, questo minerale che steravano e si mandava a valle con le teleferiche. E lì stabilmente veniva lavorata, cernita e lavorata e poi macinata. Sì, velocemente, prendiamo, diciamo, la miniera è come un condominio, diciamo, è un filone di barite, si fa le gallerie, dico le gallerie, si chiama avanzamenti col fornelli e si va avanti. Si fa la galleria, il fornello, e siccome il filone taglia tutta la montagna, il filone non è che ci sia una montagna di barite, di minerale, andava a filoni, allora si faceva la galleria, si andava avanti con la galleria, poi si faceva il fornello, poi un avanzamento, una galleria, diciamo, avanzamento veniva a valle, uno andava a monte, e così su e su fino a che siamo arrivati su. Sul giro di 65 o 70 anni era stata esaurita, però dalla montagna di qua hanno sboccato della parte di là. Quella era la miniera della ditta Maffei, perché qui ce n'erano tre miniere, una della Baritina e una del Cima. Io parlo solo di quella della Maffei, che so qualcosa di quello dove ho lavorato io, insomma. Lì nel tempo che sono andato su, io sono andato su del 47, subito dopo la seconda guerra. Facevo il boccia lì, all'inizio si portava i ferri per i minatori. I ferri allora non c'era il vidia come c'è tuttora, e neanche le rivoltelle, le perforatrici, diciamo, aria e così. Sì, aria sì, acqua voglio dire. Si andava aria a secco, si lavorava in quei tempi lì. Dopo i tempi sono cambiati, è venuto le perforatrici col sostegno e acqua, in modo che si faceva meno polvere. Però gli operai si lavoravano, non è come una galleria che si fa sull'autostrada, che si va avanti con un avanzamento unico. Lì c'è, come l'ho spiegato, ci sono i fornelli e c'è la galleria che va a monte e una che va a valle. E su, ce n'è magari, eravamo su, in quel tempo lì eravamo su 25-26 operai, insomma si lavorava due per copia e due per avanzamento si andava. E il minerale c'era, si faceva le volate, sparava le mine, bisognava spalarla col badile, non c'era mica come si dice, le ruspe, no, dentro, tutto a mano si faceva cariole e si buttava giù per i fornelli, andava nei silos, diciamo, nei tramogi. E dopo c'era un binario dentro che portava a valle, che portava fuori all'esterno il minerale che andava alla teleferica. La giornata si cominciava alle 7 del mattino, si lavorava fino a mezzogiorno, si cominciava alle 1:30. E fino alle 6:30 si faceva 10 ore al giorno, fino al venerdì a mezzogiorno. Facevamo 46 ore alla settimana. Solo che c'era, io per esempio dopo diversi anni sono andato giù alla teleferica e il teleferista doveva lavorare anche il sabato, insomma si doveva lavorare anche il sabato. Ma i minatori smettevano il venerdì a mezzogiorno, si tornava a casa. Ah, bisognava partire qui. Dietro ai paesi che ci sono, quei paesi che ci sono qui, ce n'era, non parliamo poi di quelli di Anfo, di Vestone, di Bondone, di Baitoni, che quelli là dovevano, a raccontarla alle lunghe, dovevano venire giù in bicicletta, a piedi da Bondone, il paese qui a 800 metri di altitudine, venivano a piedi a Bondone perché non c'era la strada, in bicicletta venivano a Lodrone o ad Arso, lasciavano le bici lì e poi si prendeva la mulattiera fino ai cantieri. Chinava in Marigole, alla Baritina, chinava alla Maffei. E quelli di Anfo e di Vestone, di paesi qui intorno, venivano anche loro in bicicletta e lasciavano le biciclette qui dietro alle case. E poi bisognava andare a piedi, tutta la settimana in cantiere, sì.
Si cenava, poi si stava lì male a fare una partita a carte, mica sempre, no. Poi si andava a dormire fino al giorno dopo, in cantiere, c'era sulla casa, né? C'era sul cantiere. Non c'era riscaldamento, non c'era niente, ma comunque c'era su una casa da dormire. A volte eravamo anche... Quando sono andato su io eravamo su in 27, solo lì dalla Maffei. E dopo, in seguito, ne mancava sempre qualcuno. E l'inverno, quando era l'autunno, siccome la teleferica si fermava, facevano solo la scorta in miniera di sto debario, Barite, e allora una parte venivano licenziati. Mandavano in cassa integrazione o in disoccupazione, allora c'era. Cassa integrazione non mai ciapata, non l'abbiamo mai presa. Ero andato su da ragazzo e dopo mi sono sposato nel 56, era già 9 anni che ero su miniera quando mi sono sposato. E dopo sono stato su fino al 64 che avevo la famiglia, avevo un bambino, due bambini e un bambino. Uno è nato un anno dopo, che era dopo, perché io del 64 sono venuto qui a stabilimento perché, come le ripeto, la miniera l'hanno chiusa. Che noi eravamo quelli più vicini di Darso, quelli di Lodrone, come li ripeto, quelli là di altri paesi tornavano a valle e ciappava la sobice e andavano al paese, insomma, a Vestone, a Anfo e compagnia bella. Oh, la moglie aveva il bambino, stava a casa col bambino, si viveva così. Cosa gli posso dire? Faceva i suoi mestieri e curava il bambino. E io lavoravo lassù perché andavo, io poi... Quando mi sono sposato era giù la teleferica, venivo giù il sabato sera, perciò stavo su tutta la settimana, dal lunedì al sabato. Mangiare avevamo sul cuoco, quei tempi lì fino al 54-55 si faceva una polenta, non so se polenta. Polenta e dopo si prendeva dietro, c'era una teleferica che andava, mandavano su Tolino di un recipiente, avevamo la teleferica, andava tutti i giorni, anche di notte certe volte, perché andava a turno tante volte. Ci mandavano su qualcosa da mangiare nei paesi qua attorno e gli altri la mangiavano con lardo, con un po' di salame, un po' di formaggio. Quelli di Anfo la mangiavano con le aule, ostie. Sarebbe un pesce del lago qui. Ah, non c'era mica su. La cucina c'era su un cuoco che smetteva di lavorare alle 11. Ci davano un'ora a far polenta per 20 operai. O 18, 20, 25, quant'erano. Ci dava un'ora, bisognava venire fuori, pulire la ramina e fare la polenta per questi operai. Poi ognuno scaldava con ognuno il suo, ma era da tutte le miniere così. Dicevo che il nome del l'era Sella Camillo che è fatta al cuoco. Di Lodrone. Faceva, e la sera alle 5, siccome si smetteva alle 6 e mezza, faceva la minestra per tutti. Con lardo. Quando eri qua ad Arto stabilimento cosa facevi qua? Stabilimento qui io facevo il palista. Ma il palista? Cioè? Con la motopala si lavorava. Si caricava le tramogge, sì. Tramogge, il camion con i pales, con i bancali, quello che era, insomma. Si lavorava. Madonna, delle cose, certo che ne successe delle robe in miniera, quando per esempio si faceva male qualcuno. Non c'era strada, c'era solo un sentiere, mulattiere si può dire. Che quando si faceva male uno bisognava portarlo giù a Valle Importantina. E Importantina non si passava neanche in quattro sulla mulattiera, che veniva fino qui ad Osprey. Ad Osprey, fissando lei, ad Osprey dopo si poteva prenderlo su in quattro. Ma prima era tanto stretta la mulattiera che non si passava, perché la portantina bisognava portarla in quattro, due per parte. Insomma era così. Quando si faceva male a qualcuno, o che si facevano male per dentro miniera,
o che si poteva anche malarsi, magari che avevano la febbre e non si sentivano da venire giù, perché erano posti anche un po' brutti per lavoro e anche pericolosi, si ciappava anche la polmonite, quella roba lì, perché era un giro d'aria enorme lì, polvere e tutto insieme, insomma, nella miniera. D'inverno era più caldo dentro in galleria che fuori, logico. Però il clima, perché la galleria tiene sempre il suo. D'estate invece era più fresco in galleria, più fresco in galleria che fuori. E per esempio il 4 dicembre si faceva la festa di Santa Barbara per tutti i minatori qui delle tre miniere. Si faceva una festa ad Arso, che c'è l'altare della Santa Barbara che aveva fatto le dite. Il 4 dicembre, il 25 novembre, perché c'era i mugnai, no? I minatori sono minatori, insomma, i mugnai era quello che macinavano il minerale, insomma. E anche loro si faceva quelle feste, una festa i minatori, una festa le facevano per i mugnai. Dopo dei particolari che succedeva, che si facevano male in galleria, perché c'era della gente, per esempio dei minatori che erano assunti, ce n'erano che avevano paura delle mine, per esempio. È successo ancora che non sapevano, scappavano e poi siccome la mina scoppiando fa una pressione d'aria e avevamo le lampe a carburo, si restava all'oscuro. È successo ancora che uno di loro era andato giù per un fornello. Si era fatto male, l'abbiamo portato a valle con le portantine. Poi l'Ariasi da Darso, Guido, era rimasto sotto un lastrone, un portasogo a Cacallè. L'abbiamo portato giù. Adesso mi parlo un po' il dialetto, magari. In quei tempi lì, parlo di subito dopo la guerra, fino al 55-56, così, qui in zona erano. C'era solo le miniere e stabilimenti, o se no erano carbonai o legna, o boscaioli, lavoravano la legna, il carbone. Pure la nostra ditta avevano su una squadra di carbonai che venivano da quei paesi che erano era il suo mestiere e faceva il carbone per lo stabilimento, perché allora bisognava aggiustare i ferri tutti con la forgia, con aria compressa, insomma. E si faceva sul carbone, insomma, e ci voleva il carbone in cantiere, carbone a legna, non è mica carbone fossile, no, carbone a legna. E allora c'era, maggior parte erano carbonai e boscaioli, insomma, legnaioli. A passatempi ce n'erano pochi, perché tutto quando si è via per una settimana da casa c'è sempre qualcosa da fare. In quegli anni lì poi i paesi qua avevano un po' di campagna, si faceva, insomma, o per le viti o per, insomma, si lavorava nella campagna. Il sabato, quando era libero, gli lavorava la campagna, la gente, quasi tutti, perché c'erano quelli che avevano una mucca, perché per lo stipendio che si prendeva in miniera o allo stabilimento non era che erano stipendi magri, voglio dire. E allora poi questo pezzo di campagna ce l'avevano, sto gente la lavoravano. Non ce n'era che avevano mucca, magari, tra la settimana ci stava dentro la moglie, e quando arrivava il marito il sabato e la domenica ci stava dietro lui. Quello era il fine settimana, la festa che si faceva. Ma sì, se si trovava all'osteria, bere un bicchiere. Magari quelli che venivano giù, per esempio, che venivano dai paesi qua in giro, da Vestone, Lavenone, Dianfo, perché tanti erano Dianfo, i minatori, venivano dalla Lombardia, voglio dire. Se fava a cabala, insomma, capito? No. Si ubriacavano, in poche parole. Si veniva giù scaldati dalla montagna, si beveva due bicchieri di vino e era bella a... ubriachi eravamo, quello era lo svago che c'era. Poi si andava a casa, loro poi cosa facevano a casa giù in quei paesi lì, non lo so. Si usciva dalla miniera, come gli dico, i giovanotti magari facevano anche alla mora, diciamo, un'ora, mezz'ora, o se no giocavamo a carte. Ecco, quello era il nostro svago dopo le 10 ore di lavoro.
Io da bambino, siccome prima di me era andato su mio papà, in miniera, che è andato su ancora del 36, è stato su fino a che l'hanno chiamato in guerra del 41, e dopo finita la guerra sono andato su io. Ma da bambino cosa vuole? Partivo con la mia mamma, andavamo a trovare il papà perché bisognava fare, c'era un turno di guardia da fare, perché c'era su una polveriera lì, che c'era su dell'esplosivo, bisognava fare un turno di guardia tutti gli operai. Però le voglio dire anche questo, che io lavorando, facendo il teleferista, lavorando fino il sabato, tante volte mi facevo la guardia di chi voleva andare a casa, che aveva bisogno di andare a casa, mi dicevano vuoi star qui a fare la mia guardia? Stavamo su 24 ore di guardia dal sabato al lunedì mattina, 24 su 24 per prenderne 8, ne pagavano 8. Quella era la vita che si faceva. Io per esempio allora accettavo magari di stare lì perché quando lavoravo la teleferica smettevo alle 4 il sabato e dovevo incominciare alle 8 il lunedì, allora stavo lì a fare la guardia di un operaio che mi chiedeva, mica sempre, qualche volta dico. Si stava 15 giorni, se ne faceva due filate si stava anche 21, sempre in cantiere, è perché è scomodo venire giù. Specialmente dove lavoravo io, in Val Cornera, era la più lontana, perché è un po' a scala le miniere, sono un po' a scala. Una è più bassa, la Marigole, la Sisma a cima era ancora... Ci voleva un'ora e mezza a salire. E dopo se uno era un po' anziano, anche un'ora e tre quarti. Comunque era un'ora e mezza andare su a piedi, ma a camminare, andare su dove lavoravo io. E un'ora e un quarto così andare anche nell'altra, perché non era che... No, non ho spiegato niente perché dopo ho fatto 3 anni di guerra, cosa vuoi, sono andato su io e si imparava lì a lavorare. Non è che mi abbia detto, anzi, non avrebbe voluto neanche che andassi su, perché non c'era altro da fare di lavori, bisognava prendere quello che c'era, perché sapendo com'era la miniera non avrebbe voluto che non andassi su a lavorare, capisci? L'era pericolosa, l'era malsana, perché qui nella nostra zona, non so, se qui li chiamano l'oro bianco, qui, ma l'oro bianco l'era per qualcuno, perché qua io se voli li elenco solo qua di Darson, è morto 15 o 16 della silicosi. Gli diciamo l'oro bianco, ma per chi portiamo lei era mia oro bianco, no? Era oro bianco per qualcuno. Si vogliono registrare, ma non interessa niente. È vero? Ma sai che a darne morte qui da Sussedas, dalla silicosi, mica sono arrivati nessuno a 60 anni, tutti più giovani. Dopo parliamo non mica poi di quei paesi giù, di Caffaro, gli altri paesi, perché quando era un paio d'anni che eri lì a lavorare a secco, lavorando le volate a secco, si mangiava la polvere e si prendeva la silicosi. E quando c'era la silicosi, le progressiva, pochi anni duravi. E c'era della gente che la prendevano anche in 6 mesi la silicosi, è una malattia professionale. Guarda che ad Arso davvero, quando hanno fatto quell'assemblea lì, ho visto... C'erano sui figli e nipoti di tutti che morde silicosi. Te Ferruccio, te ricordare qualche ne morce a dar di silicosi. E venivi su, vecchi. Non era altri, penso, così pericolosi come lavoravano, sia per la salute che per l'infortunio. Sia per malattia che per l'infortunio. Su quel lato lì. Perché sono luoghi malsani, piove giù, c'è umidità, c'è lo smog dell'esplosivo che si sparava, tutto quanto, tutte quelle cose lì. Poi c'era il pericolo della miniera, bisognava essere anche un po' competenti, ma ci rendevamo conto, bisognava cercare di stare più attenti che sia possibile, quei disgaggi dopo che si è sparato e tutte queste cose, dove si andava a lavorare. Si facevano andare giù a mangiare, una colazione ci davano, quando i ragazzi del paese facevano la cresima o la prima comunione, perché a casa non sa.
E allora ci invitavano giù nel palazzo lì e ci facevano un po' di colazione, insomma. Ci davano un po' di biscotti col caffè, col cacao, era una grande festa per noi. Parlo qui nei miei tempi, dopo insomma, prima della guerra, del 38, del 39, così. Perché sono del 32 io. Al momento della guerra, qui in miniera erano su tutti esonerati. Si facevano fare l'esonero, chi non voleva andare in guerra, c'era la facoltà, facevano la domanda e li esoneravano e andavano in miniera a lavorare. Quello è importante, sì. Erano su quasi tutti esonerati. Finita la guerra sono venuti a casa, se volevano rimanere stavano su, altrimenti venivano a casa, perché era come fare il militare. Però uno che aveva paura di andare in guerra, piuttosto andava in miniera. Bisognava fare la domanda e gli facevano l'esonero. Perché era un minerale che adoperavano, gli servivano anche allo Stato per fare le lavore delle navi più che altro. Perché è un minerale che non so, c'è poca differenza che pesi come il piombo. So che pesa 46 quintali al metro cubo pesa. Piuttosto che mica tutti, no? Mega Enzio, per esempio, che non ha voluto, le avevano. Ha fatto la domanda dell'esonero, era del 15, e quando è andato su in miniera, dopo qualche giorno le ha detto: no, io non sto qui. Questo è anche un episodio che è successo. Io non, gli ha detto al capo, era Zanardi, gli ha detto: io non sto qua, vado in guerra piuttosto.